Ma buongiorno miei bro, bentornati sempre qui sul canale, bentornati sempre qui al Cap. Oggi altro mazzo bello potente e interessante. Un bel mazzo che io ancora non avevo provato in questa versione qui. Che dov'è? Eccolo qui. Con quell'avatar bruttissimo del Buster che prima o poi fino alla fine di questa sessione io farò infinito. Ora, il mazzo che ho. Ah, ok, sì, ho aperto la variante dei drop. Sì, mi è uscito Ultron. Guardate quanto cazzo è cattiva sta variante. Lo sto godendo come un matto. Ah, e a proposito, quando siamo live, quando mi chiedete dei drop, regà, se voi non collegate ovviamente l'account con ovviamente il vostro account di Snap, non funziona. Cioè, capito? Quindi ricordatevi questa cosa, regà, perché altrimenti voi poi mettete e imprecate qualche divinità antica. Ora, qual è il mazzo di oggi? Il mazzo di oggi si fa con la Loki Archer. O con il Loki Archer, ma sì, ci sta di più il femminile, no? Ma cazzo è bella! Cioè, questa a mani basse best variant di Loki. A mani basse, raga. Poi, ovviamente, abbiamo la grandissima Mockingbird che piano piano sta arrivando anche lei in infinito, raga, non vi preoccupate. Qual è il punto di questo mazzo? Che... Ovviamente ci sta il collector, questo è un valido mazzo, secondo me. Beh, secondo un po' tutti, ragazzi, questo mazzo veramente è un bel po' interessante, con tutto che non c'è più il... Ovviamente ricordiamo questa cosa che il collector non si buffa più con Loki, ricordiamolo per l'ennesima volta che magari ci sta qualcuno che è ancora un pochino alla season scorsa, no? Come quelle persone che ancora incontro che giocano Loki Joe. Ora, ovviamente noi abbiamo la grandissima Kitty Pryde, ovviamente abbiamo Cable, che ancora io non l'avevo provato. Ancora non l'avevo provato Cable, quindi sto curioso di quello che mi può pescare se tu mi peschi qualcosa di interessante, frate, panico, ma proprio panico. E niente, andiamo a provarlo. Cioè, di che stiamo parlando? Tanto il mazzo già lo sappiamo tutti qual è il mazzo. Cioè, non so se ve lo ricordate, ma a parte Mockingbird, raga, ma sto mazzo quanto ha dominato all'interno della season prima di Blob? Può essere? Vabbè, si sono di Loki. Quanto ha dominato sto mazzo? Che poi mi incuriosisce. Non so parlare oggi. Vabbè. Dislessia, vamo! Mi incuriosisce Cable anche perché oggi? O ieri? Quando è che è uscita la nuova serie degli X-Men, cazzo? Che me la devo recuperare? Ehi! Il pazzo! Spettacolo! Spettacolo questa. Aspetta, spettacolo. Jeff? Jeff subito? Meno trovo posizione sulla Fisk Tower e siamo belli contenti. Pixie alto Evo, dai. Pixie alto Evo. Bello. Meno male che ho aspettato per lo Snowguard, fratello. Meno male, sì. E... Oddio, no, no, no. Fai il collector qui sulla volta, perché no? E fai lo Snowguard. Così lui intanto si inizia ad accumulare cose. E... Il problema è Mockingbird. Il problema è Mockingbird perché adesso devi giocare qualcosa. Giusto? Jeff di Wasp, bello che ha preso lo Snowguard, ma ha preso Jeff, sarebbe stato un problema altrimenti. E bello Quinjet, sì, perché non farlo? Alla fin fine fa sempre comodo. Falco, che lo Snowguard Orso, cioè non lo so, forse è quello che utilizzo di meno dei due, perché il Falco è veramente una branda, raga. Veramente una branda. Aprio sti cazzi, vabbè, posso di sti cazzi. E non sarebbe male fare Loki, però c'è Mockingbird. E come fai a non fare Loki? Loki serve. E forza serve Loki. Il problema è che io mi tolgo anche Shang. Capito? Mi tolgo anche Shang e mi tolgo un po' tutto ciò che ne consegue. E Loki. Magari qui. L'ho cambiato all'ultimo la scelta, fratello. L'ho cambiato all'ultimo. Che mi trizzi? Vabbè, la Shulk, fratello. La Shulk mi gusta. La Shulk mi gusta, sì, e non poco. Jeff è qui. Ok? Jeff è qui, fai Sasspot, fai... Olè. E vabbè, fai anche alto evoluzionare, frate. E chiudi tutto. Ciao. Ciao a te, mio bro. Ciao a te. Perché poi c'ha sta cosa, Loki, che ogni volta glielo fai al turno 5, magari lui c'ha la bella play pronta. E alla fin fine tu lo destabilizzi perché tu non sai quale carte l'avversario, ovvero io, me, medesimo, noi, no? Prendiamo in mano. Capito? Cioè lo destabilizzi. Ora, che cosa è questa cosa?
cosa sta bello quincetto qui sul Nida Vellir. Bellissima sta cosa. Ora, bello anche Elsa subito presa. E tra l'altro in questo mazzo io ho preferito Elsa di turno 3 che magari uno Summers per rampare. Sai, non lo so, mi ispirava di più Elsa, la voglio utilizzare di più. Jeff qui, dai. Jeff qui è gustoso. Onda di sinistro, spettacolo. Spettacolo l'onda di sinistro. Se scherzi, doppia Elsa Bloodstone, ti chiude tutto. Ti chiude tutto, poi se mi vai su Asgard godo. No, vero. Mister Fantastico. Ok. Un pull 1. Volendo. Guarda, facciamo una roba. Perché se io faccio così prendo due carte. Sono carta sull'onda di sinistra, un po' a laghi. E basta. Almeno ci riprendiamo un altro hit pride in più. Così magari quella la possiamo anche trasformare in qualcosa con Loki. Profix. Nivellir. Godo. Esco. Perfetto. Qual è il problema? Il problema è che adesso è un pochino complicata la situazione. La situazione è un pochino complicata. L'Hector lascia un po' il tempo che trova. Cable Mockingbird, vediamo che gli peschiamo. Poi ci abbiamo Jeff a gestire Mockingbird, si buffa. Jeff godo, frate. A Jeff godo. Mamma mia, sto godendo, frate. Guarda, guarda, aspetta, aspetta un attimo. Lì, e ti pareggio anche al centro. Ciao. Il basto infinito, che diventa l'infinito, non che non essa non è infinito. Colpisce ancora, frate. La bruttezza e la bellezza allo stesso tempo. Quanto godo, ma quanto godo. Quando riesco a, non lo so, in qualche modo a girare la Riot, molto fortunato. Cable, raga. Cable. Il buon vecchio Cable, quante ne sa la vecchia volpe, cazzo. Se non fosse stato blu avremmo perso in una maniera assurda. Sì, avremmo perso, sì. E anche ancora una volta per Riot. Sì, esatto, sempre così. Bello Collector. Cerchiamo di sfruttarlo in questo game, anche perché cerchiamo di fare un video in cui il Collector ha un po' di combo. E non sempre la stessa wave. E c'ha sto tizio. Cose brutte. Cose brutte che c'ha wave. Fai collector qui, va. Fai collector qui e poi valuti. Poi valuti. Wave che la gioco a fare. Subterranea. Per questo. Per questo. Agente Coulson. Magari. Ma l'agente Coulson qui vai a 7 di fulli. Va bene. Ok, non è un problema questo. Non è un problema questo. È lo shoot. Ah, da Warlock! Follia! No, è follia da Warlock, frate. Cioè, io per la scienza dovevo pure provarlo a fare da Warlock. Adesso è una 4-4. Per la scienza dovevo provarlo a fare. Però, non lo so, c'ha wave, frate. Non ha senso. È così. Molto più clean la giocata, eh. Capito che io devo fare Loki. Ho capito questo. Ho solamente capito questo. Che io devo fare Loki. Corvus. Visione. Ed Electro. Ma che è successo qui? Ma la wave che è diventata, frate?
Wave non ha senso adesso. Blob. Blob è buono, ma anche Ronan, frate. Anche Ronan è buono. Per quello che dovremmo fare. Tant'è vero che questo è ancora più buono. Tu volevi mettermela in quel posto, fratello mio. Tu volevi. Ma c'è Loki, fratello. Loki impattante, turno 5. Loki destabilizza tutte le persone. Via, 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 via. Ancora, ancora, ancora. Ne voglio ancora. Ne voglio ancora. Io lo dico. Fino alla fine del video voglio littare i 4K. Mister T. Bello. Variant base, come se piovesse. Però penso che... Cioè, nel senso, a sto punto... Arrivati fino a questo punto, mi sa che i bot sono mai belli che andati. Quanto sarebbe bello trovare dei bot adesso. Ma che dico? Ma che... Ma fair play? Ma che sto a dire? Ma che dico? Sembra che tu voglia girare cose per aumentare il rank, ma stai a dire. Scherzi, collector. Sempre su rete fognaria. Poi c'è Argente Colson da fare, che comunque è una valida alternativa a chi? Di 1-3, a Elsa. Elsa, il turno 3 è di Elsa. Assolutissimamente. Però Agente Coulson già ci permette di buffare il collector, no? Quindi rode fognaria a pennello. Ah, ok. Tu ti presenti con un occhio di falco discreto. Agente Coulson, no? Io ti batto lì, qual è il problema? Miss Marvel, fratello. Gustoso Miss Marvel. Ma è gustoso. Fai così. Oh, mi ha azzeccato. Ma che vuol dire? Oh, ma in che senso c'ha 18 punti con 3 carte a 1? Sto pazzo. Sto pazzo folle scatenato. Fai Loki, va. Fai Loki. Fai logo un attimo e poi valuti. Ma quanto frate, almeno uno ti deve andare sulla Fisk Tower per forza. Per forza, frate. Ah, un reveal. Godo. Godo. Ora Jeff, Elsa, Medusa. Quanto è gustoso fa sta roba? Metti che mi fa la io te lo impazzisco. Nah, vabbè, non credo che... Fratello, tu adesso hai tutta la mia completa attenzione. Che fai, Odino? Otto cubi? Otto cubi? Non c'è senso. Non c'è senso. Roba, non c'è senso. Dimmi che l'ho hittato sto 4K. Dillo. Dillo, frate, che l'ho hittato. Manca l'ultimo game. Va bene, ce lo facciamo subito. Così, rapido e indolore. Ma siamo sicuri che quello non fosse un bot? Avatar base, non c'aveva il titolo. Mister T, no, nome comunissimo, Mister T, no? Mister T è un nome comunissimo. Però contro snapparmi per Odino su una White Tiger selvatica non c'è neanche Odino, frate. Sì, no, Odino, Wong. Batteria all'1%. Fammi vedere che ti scarichi adesso, frate. Oh, ce l'abbiamo fatta ad arrivare giusto giusto di turno 1 Kitty Pryde. Forza. Forza. Però l'unica cosa di sto mazzo è che non c'ha Angela. Ovviamente non punta a buffare Kitty Pryde. Punta a buffare il Collector con la Kitty Pryde. Ok. Che è molto buono. Vogliamo farlo ora?
Facciamola, va. Facciamola, ora fammi vedere che cosa ti pesca. Oh. E qui godo. Qui non godo. Oddio, però sì. Però sì, perché tu fai intanto Elsa Bloodstone. Intanto. Poi, turno 4. Esatto. Con calma, frate, con calma, stai calmo. Stai calmo. Zaspot. Kitty Pryde. E tu ti buffi Snowguard. Ok. Poi turno 5 c'è Loki Kitty Pryde. Lì. Peccato che non c'ho qui in jet. Peccato, sì. Olè, 11. E già ti va bene questa cosa. Non va bene questo. Non va bene questo, però c'è Jeff, frate, con calma. E a sto punto io lo farei. A sto punto, sì, tenterei di giocarvela in qualche modo. E come te la giochi tu? Te la giochi con Jeff? Te la giochi con Jeff e con... No, guarda. Oppure vai a buffare ancora la Kitty Pryde. Così si buffa. Si buffa anche Saspot, vabbè. Si buffa anche Saspot. Shulk Snowguard. Ora, volendo, tu lo Shang ce l'hai per concludere al meglio, no? Tu Shang ce l'hai. Volendo. Qui vai a 9, frate. Vai a 9 e così la chiudi. L'unica cosa è da vedere, perché penso che lui adesso mi faccia Hulk. E che fai, tu non contesti, non contesti su Machine? Vorrei in qualche modo contestare, eh. Non gli dai quel punticino? Misty? Ok, non lo dà. Perdiamo differenza. Sì, un me. Avremmo vinto con la mia giocata? Sì. Ma questo so io. Questo so io che ogni volta mi prende la cosa che devo completare per forza. Devo fare per forza l'unplan. Per forza, e io in ogni video l'ultima partita la perdo. Questo ormai è risaputo. È risaputo. Cioè, è normale che mi faceva Hulk a sinistra. È normalissima sta cosa. È normalissima. Vabbè, ragazzuoli, provate il mazzo. Io vado a farmi un'oretta di sonno. Ci vediamo domani. Bella.